Adesso mostriamo ai nostri telespettatori una fase di sparring, di lotta a terra, perché non dimentichiamo che gli atleti teoricamente, non teoricamente, in pratica partono in piedi. Adesso vediamo una fase di lotta a terra, uno sparring abbastanza sostenuto dai miei due atleti, Kilian Tartarini, Carlo Baraldi, prego partite pure. Per fase di sparring io intendo chiaramente quando gli atleti a questo punto qui mettono in pratica quelle che sono le loro tecniche, quello che effettivamente hanno imparato. E è qui che si vede effettivamente la durezza della lotta, la bellezza della lotta, anche ma la fatica chiaramente che questi ragazzi fanno mentre lottano. Come vedete, ragazzi, qui stanno cercando, Kilian in questo caso sta cercando di passare la guardia di Carlo, come è stato fatto precedentemente. Carlo invece attacca il collo di Kilian, arrivando anche per altra destinazione, e quindi lui è costretto a fermare l'azione per cercare di rallentare la presa del suo avversario. Vedete anche come gli atleti siano sicuramente preparati anche fisicamente, la preparazione atletica è molto importante, per questo è uno sport veramente faticoso, dove la forza resistente, la forza veloce, la forza esplosiva, la forza massimale è fondamentale per riuscire a portare a termine il combattimento. In questo caso Kilian Tartarini come categoria di peso è un meno 78 kg, Carlo Baraldi è un meno 68, però la struttura fisica di Carlo gli consente di poter sostenere anche avversari più forti fisicamente di lui, anche più pesanti, con un ragazzo molto dotato a livello fisico. Tentativo di passaggio di guardia da parte di Carlo, come vedete bene, ben difeso da parte di Kilian, come vedete. Qui i ragazzi stanno facendo un discorso fisico, infatti mi piace vedere questo sparring sostenuto, così anche il pubblico a casa capisce effettivamente cos'è la lotta. Vado a mettere a posto i materassini intanto, perché chiaramente la pressione che viene fatta in questo caso qui al suolo è molto elevata. Qui in questo caso Kilian ha passato la guardia di Carlo e ha preso una posizione di vantaggio, una posizione di immobilizzazione. Vedete che Carlo, ecco, prontamente prova a ribaltare la situazione e quindi a prendere lui su una posizione di vantaggio. Vedete questa fase di pressione entrambi adesso. Ok, ottimo lavoro ragazzi.